Eccoci qua, buongiorno a tutti, oggi siamo al 19 marzo, festa del papà, quindi auguri a me e auguri a tutti i babbi e papà che mi stanno, che mi ascoltate e anche a tutte le mamme che hanno fatto anche da papà, ve lo dico perché è una cosa che, a cui tengo, conosco molte ragazze che hanno dovuto fare da padre ai propri figli. Oh, quindi 19 marzo facciamo una operazione carina, ovvero travasiamo una parte del Cannonau in questa botticella piccolina da 100 litri che io ho acquistato. Questa è una botte in rovere, costruita da da un'azienda di Marsala, recuperando le doghe di alcune barrique e diciamo levigandole per farla diventare poi delle dimensioni per una botte da 100 litri. Quindi dobbiamo fare questo travaso che servirà per limpidire il vino e anche per dargli un pochettino di complessità nel bouquet grazie alla presenza del rovere, che essendo un rovere nuovo darà molta, se non sta attento, darà molta importanza in termini di tostatura, vanigliato e quant'altro. Io non voglio che il vino abbia una vanigliatura troppo marcata, per cui il vino che arriverà a stare, che rimarrà qua, ci rimarrà veramente per pochissimo, un mese al massimo, 30 giorni, non di più. Naturalmente prima di fare il travaso dobbiamo fare che cosa? Dobbiamo prendere la botte e aprirla, perché questa è nuovissima, lavarla, sciacquarla, riempirla completamente d'acqua per far stringere le doghe, e quindi cominciamo a farlo. Ok, stiamo riempendo la botte d'acqua, diamo anche una sciacquata per bagnarla all'esterno. Ma oggi ha cominciato a piovere, è una giornata molto piovosa, molto umida, quindi come sempre passano le macchine qua, sembra che non ci sia un'altra strada che quella di casa mia, comunque vabbè. E quindi adesso la riempiamo e la facciamo saldare le doghe. In sardo si dice stincare, in sardo la botte è cuva e qua a Ozzulei si dice stincare, cioè sarebbe il procedimento, l'atto di chiudersi delle doghe. Andiamo avanti, la riempiamo. Ok, botte piena e moglie ubriaca, e adesso lasciamo la botte tutta la giornata, 24 ore così. In realtà la botte è già ben sigillata, perché mi è arrivata tutta ben chiusa, quindi diciamo lo sto facendo pro forma. Ha semplicemente acqua per far riempire bene, diciamo per far venire bene le doghe. Lasciamo 24 ore e domani facciamo il travaso. Ok, naturalmente poi le altre fasi le vediamo domani. Ecco qua. Oggi siamo pronti per travasare il vino nella botte. Come si vede qua nel contenitore è sempre pieno. L'acqua che abbiamo messo, l'abbiamo riempito in una notte, praticamente ha bevuto, diciamo, mezzo contenitore mezza ampolla, tra virgolette. E ora lo mettiamo il vino. Adesso risciacquiamo tutto, meglio sciacquiamo, svuotiamo la botte e la facciamo gocciolare per bene. Svuotiamo la botte. Ok. Botte svuotata, adesso la lasciamo a gocciolare per bene. Nel frattempo andiamo a sistemare in cantina. Ecco qua, posizionata la botte in cantina, abbiamo fatto scolare bene bene e adesso facciamo un'operazione molto importante, che la saturazione della botte con un ambiente di anidride solforosa tramite questo, che è una micetta di zolfo
che una volta accesa libera vapori di libera, anzi, non vapori, libera anidride solforosa, che deve saturare completamente l'ambiente della botte. La tapperemo, la lasceremo lì una mezz'oretta, un'oretta, in modo da saturare e eliminare eventuali batteri che risiedono all'interno della botte. Ok? Adesso accendiamo. Si vede che è accesa, sta già rilasciando l'anidride solforosa, molto pungente. Adesso la mettiamo semplicemente qua dentro. Facendo poi molta attenzione a come la togliamo per non farla sgretolare. Facciamo uno zoom. Ecco qua. Si vede la micetta che rilascia vapori di anidride solforosa. Magari forse così non si vede. Comunque, questa è la micetta. Eccolo qua, bel blu. E la lasciamo così. Dopodiché tappiamo. E poi siamo pronti per travasare il vino. Adesso si vede bene come sta uscendo il fumo. La dia solforosa. Infatti in cantina c'è un bell'odore pungente di aria solforosa. Vabbè, insomma ci vuole. Ok, praticamente ha finito. Ha esaurito, la miccia si è spenta. Adesso tiriamo fuori con molta attenzione. Ecco qua. Questa è la micetta, il dischetto di zolfo completamente consumato. Adesso cosa facciamo? Tappiamo la botte 100 litri. Tappiamo la botte e lo lasciamo così un'oretta, quello che è. In modo che l'ambiente all'interno della botte si saturi di anidride solforosa, eventuali batteri aerobi, che si nutrono anche d'ossigeno, o meglio, che hanno bisogno dell'ossigeno per sopravvivere, possano essere eliminati. Ok? A dopo. Ok. Dai, è passata circa un'oretta da quando abbiamo messo l'abbiamo tappato, si vedono ancora i vapori. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo attaccato la pompa al contenitore in acciaio, che contiene circa 150 litri di vino. E adesso semplicemente, intanto, cosa facciamo? Togliamo l'aria alla guarnizione che sì. Perfetto. Togliamo l'aria alla guarnizione che avvolge il tappo del contenitore, ok, col galleggiante ad aria. E adesso semplicemente per caduta, io adagio adesso la pompa in modo che il vino prenda meno aria possibile. E adesso apro. Come si vede, adesso avvicino, anzi da qua si vede meglio, si vede come esce il vapore dell'anidride solforosa. Perché la botte sta riempendo e quindi l'aria solforosa deve uscire. Eccolo qua, ah, così si vede bene.
E infatti la cantina si riempirà di anidride solforosa, ed eventuali amici, parenti, figli, mogli che dovessero entrare cominceranno a tossire di brutto, perché insomma è necessario però, dai. E poi lo facciamo a lavoro finito. Praticamente finito di riempire la botte. Ok. Adesso cosa facciamo? Ho preparato 1 grammo di metabisulfito. Perché siccome in questa fase il vino sta prendendo poca aria, non voglio mettere molti aggiungere più solfiti del necessario. Sostanzialmente è avvenuto senza schiuma, in maniera molto, molto tranquilla e molto lenta. Quindi ho messo solo 1 grammo di metabisulfito per reintegrare l'eventuale anidride solforosa persa. Ok? Adesso questo lo togliamo. Lo finiamo di vuotare tutto qui. Non si butta via niente, naturalmente. Dopo questa la laviamo. La chiesa rintocca le 10:30, sono le 10:30, agitiamo un pochettino e poi dobbiamo fare una cosa simpatica. Allora. Riempiamo la botte sino al colmo. E poi cosa facciamo? Mettiamo l'ampolla appunto del sempreppieno. Ok? In modo che il vino sia qua e quando a volte inizierà a bere, perché assorbirà parecchio vino, anche se insomma si è sigillata bene, però la botte è nuova quindi assorbirà parecchio vino. Infatti dovremmo stare sempre attenti come dire, a raboccare. Adesso questo lo mettiamo così, però ci devo mettere. Siccome non voglio mettere del mastice, ci metterò questo teflon per farlo aderire bene Allora, siccome non mi ritrovo il. Dove siamo qua? Più o meno. Dicevo, non mi ritrovo la bobina del teflon e quindi lo faccio in maniera tranquilla così. Okay. Tanto l'importante è che non abbia, questo è per uso se deve servire un po' da guarnizione. Poi naturalmente col vino si tapperà. E andiamo, dai. Riempio di vino il contenitore, il boccale. Vediamo cosa ce ne vuole. E riempiamo l'ampolla del sempreppieno. Meglio farlo con l'imbuto, però vabbè.
Possiamo lasciarlo così? Datemi, mettiamo ancora un po'. E non succede niente. Si è circolito di vino in questa ampolla. Quindi. Diciamo che va bene così. Adesso devo prendere il tappo. Allora, ho riempito qua, ho tolto questo recipiente. Adesso io metto il tappo. Dopodiché, cosa faccio? Verso dell'acqua, diciamo fino a pezzantezza, in modo che in modo che non entri ossigeno, perfetto, e ci metto anche un niente, sembra di parlare come Giorgione o te cucina. Ci metto un nientino di metabisulfito nell'acqua. Perché? Perché così eventuali batteri presenti nell'acqua non mi disturbano. Quindi cosa succederà adesso? La botte assorbirà vino, ma questo qua continuerà a scendere, quindi la botte sarà sempre piena, non deve essere mai scolma, in modo che il vino non prenda aria. Noi controlleremo periodicamente il livello dell'ampolla, in modo che sia sempre, e raboccheremo quando ci sarà da raboccare. Naturalmente bisogna stare attenti che l'acqua che è contenuta qua non arrivi fino al bordo dell'ampolla. C'è un cilindretto qua su, da cui stavo versando il vino, non deve arrivare sì lì, perché altrimenti la botte si beve il tanto di acqua. Quindi insomma, questa è l'operazione, travaso effettuato. Lasceremo non più di un mese il vino, perché la botte, essendo nuova, cederà molti sentori di vaniglia, di tostato, ma non voglio che siano così elevati, perché sennò coprono tutti i profumi del vino. In ogni caso, ogni 2 settimane diciamo che lo riassaggeremo per capire un pochettino come è andata. E quindi, insomma, vediamo fra un mesetto, rifacciamo un altro video per capire com'è, se i risultati sono soddisfacenti. Ok? Alla prossima, ciao!